La CF Arezzo torna a giocare tra le Muramiche al Santitiezzi di Cortona dopo due trasferte consecutive. Oggi sarà l'esordio casalingo per Leoni per cercare di dare continuità alla vittoria di San Marino. Dall'altra parte, invece, l'Ellas di Pachera che vuole riscattare la sconfitta di settimana scorsa contro il Parma. E allora. Tutti comodi e un buon divertimento, amici di Beppi TV, da Francesco Benincasa per la giornata 22 di Serie B. Come potete vedere le formazioni stanno arrivando sul cerchio di centrocampo. Andiamo a vedere allora quelle che sono le titolari di ACF Arezzo e Hellas Verona, partendo ovviamente dalla formazione di Leoni, Holzer in porta, Lorieri, Tutè, Tuteri, eh, Tomei, Martino, Licco, imprezzabile, Nocchi, Mio. 8 Razzolini e Diaz Ferrer per l'Arezzo, dall'altra parte invece Mister Pachera che schiera Shore, Ledri, Meneghini Sardu, Peretti, Bursi Rognoni, Mancuso, Zanni, Dalla Giacomo Dalla Giacoma, chiedo scusa e Chiamu, queste quindi le 11 titolari, vediamo anche quelle che sono le panchine, ovviamente ripartiamo da quella dell'Arezzo con Morini, Paganini Rossi, Nisci, Carcassi, Nasoni Taddei, Blasoni e Lunghi, dall'altra parte Lellas Verona con Valzolger, Lotti, Sondergar Datres, eh, Veronese Chirez, Mariani e Corsi. Eh, in porta per l'Arezzo non c'è ehm, oggi Nardi che si è infortunata eh, ad un braccio durante la settimana, quindi la sua seconda presenza titolare per Clara Ozer. Ma prima eh, di passare al match ci sarà un minuto di silenzio che anche noi di Bepi TV ci stringiamo e ci fermiamo. Match che sta per iniziare qua al Sant'Itiezzi di Camucia in Cortona, partita che si disputa eh, a porte chiuse visto che appunto eh, tendenzialmente l'Arezzo eh, gioca al comunale, oggi però in concomitanza c'è la prima squadra dellarezzo Calcio, in Lega Pro e quindi eh, non, non c'è stata la possibilità di giocare a Castiglion-Fibocchi dove diciamo, la CF Arezzo ha disputato anche altre sue partite casalinghe, quindi per la prima volta gioca qua al Santitiezzi di Cortona, stadio che però non ha le tools necessarie per poter ospitare poi una partita a porta aperta e quindi si disputa a, a porte chiuse questo match valido per la ventiduesima giornata. Con ovviamente in maglia gialla l'Ella Sverona e in maglia amaranto le ragazze di Leoni della CF Arezzo. Una partita che vede eh, appunto Clara Holzer quest'oggi scendere titolare. Per lei si tratta della terza per presenza, una da titolare, la seconda quest'oggi. Due reti fi subite fin qua per eh, la classe 2004 dell'Arezzo. In dubbio c'era Sondergaard per eh, appunto. Lella Sverona ce l'ha fatta essere convocata quest'oggi dopo l'infortunio subito in casa settimana scorsa contro il Parma. Però non parte dal primo minuto. È iniziato invece in questo momento il match con il primo possesso a favore dell'Arezzo a cercare subito in avanti un, uno spazio per Isottanocchi che è andata giù sul contatto con la diretta avversaria. Quindi punizione per l'Arezzo in una partita che di fatto... Per l'Arezzo è importante vincere per appunto ritrovare i punti casalinghi e anche in virtù di una salvezza che con la vittoria di San Marino è sempre più vicina, non c'è ancora la matematica però, insomma, una situazione di classifica abbastanza ragionevole, tranquilla quella della squadra Maranto, dall'altra parte invece l'Ellas Verona che con uh, la sconfitta contro il Parma ha visto proprio il Parma allontanarsi, che è salito a 49, l'Ellas che è rimasto a quota 35, ormai di fatto la possibilità di andare in Serie A è sfumata, complice anche i tanti infortuni che ci sono stati nella formazione Veneta, anche fortuni abbastanza gravi e non in ultimo quello di Sondergaard che è arrivato a vestire la maglia dell'Ellas Verona. In prestito dalla Samp in, nel mercato di riparazione invernale. Rimessa a favore dell'Arezzo, pronta ad andare con le mani. La numero 10, Francesca Imprezzabile. Giocatrice che tendenzialmente ha sempre giocato come trequartista, però Leoni anche a San Marino l'ha schierata come terzina destra e oggi la ripropone praticamente in questo 4-2-3-1. Quello dell'Arezzo dall'altra parte invece... Mister Pachera dovrebbe aver schierato un 4-3-3 come settimana scorsa in casa contro il Parma. Funziona la pressione dell'Arezzo. Stessa pressione che abbiamo visto anche settimana scorsa in quel di San Marino. Pressione che poi ha portato al vantaggio per 1-0 dopo appena 3 minuti. Prova a gestire qua la palla. Il capitano Amaranto tocca. Una delle difensori di Pachera, non ancora rimessa con le mani per l'Arezzo in mezzo. Cercare Razzolini, prova a girarsi. Capitano simbolo di questo ACF Arezzo, riesce comunque a mantenere il possesso. La numero 97, guadagnando questa rimessa con le mani. Tocca Diaz Ferrer. Palla che poteva essere buona per un attimo, lontana Lellas, riparte la costruzione amaranto con Tumei che riparte dietro da Holzer... prova ad andare in pressione. Lellas pressione che funziona, perché recupera solo per un attimo. Però la palla allora, è imprezzabile, allontana. Non controlla bene Lico. Riparte da dietro Lellas con un po' di difficoltà. Costretta agli straordinari Margot Shore. Imprezzabile. Poi non copre la palla fuori, la mette fuori. Fa respirare un po' in questo caso Lellas perché il retropassaggio non era stato dei più precisi. A parte, se non ho visto male, Di Mancuso. Pronta con le mani invece. Andare capitan Michela Ledri. A rimettere in gioco proprio per la numero 7, Sardu. Che fa sfilare la palla. Palla che è terminata poi nei piedi di Mancuso, toccata in maniera fallosa da Giulia Martino. E allora, punizione per Lella Sferona in questo quarto minuto di gioco. Ovviamente ancora 0-0. Partita che è iniziata in questo momento. Squadre che ancora si stanno studiando. Chiamou a cercare l'edri sullo spazio profondo, imprezzabile. Questa volta decide di far scorrere la palla fuori. E fa bene perché non poteva arrivare l'edri. E allora, messa dal fondo, prova. cerca di impostare dal basso l'Arezzo. Anche se, come potete vedere, la pressione dell'Ellas è subito forte. Con la numero 10, Rachele Peretti. Brava però in questo caso d'esperienza anche Maria Giulia Tuteri non controlla bene qua la numero 77 dell'Arezzo il tiro poi da fuori aria da parte dell'Ellas Verona non c'è il tocco brivido però al minuto 5 su questo tiro da parte di Rognoni capocannoniere dell'Ellas Verona Con 13 reti all'attivo, più una in coppa. Ronini ne ha parlato in settimana. Ha detto che ovviamente gli infortuni hanno sicuramente pesato sull'andamento della stagione dell'Ellas Verona. Contenta però della propria stagione personale, perché comunque ha segnato 13 gol in un ruolo che non aveva di fatto. Ricoperto più di tanto quello di esterno di attacco, ha sempre giocato come punta centrale. Però, insomma, ha detto apprezzare molto il nuovo ruolo perché gli permette di andare a puntare vis-à-vis -vis le dirette avversarie. Eccola qua, proprio Rognoni a cercare di puntare la difesa. Dell'Arezzo poi non si chiude bene la triangolazione con Michela Ledri. e allora Arezzo che riparte dal basso ma ancora una volta è la Sverona pronta ad andare subito in pressione questa volta con la numero 10 Peretti Tuteri con il tacco poi ha provato a liberarsi l'icco funziona però la... ancora la pressione dell'Ellas Palla messa dentro, allontana ancora la numero 4, Amaranto. Palla che può essere buona per Rognoni. Esce la classe 2004. Come dicevamo, la seconda presenza da titolare nella sua stagione. Qua il fallo invece di Rognoni che è arrivata con un po' troppa veemenza ai danni di Tumei. Pronta a battere proprio la numero 42, anche se ancora una volta Hellas ha veramente impressione molto alta. Tu Mei allora a cercare in avanti Capitan Razzolini che prova a girarsi, ma recupera Sardu. Licco fa correre Diaz Ferrer anticipata da un'ottima uscita da parte di Meneghini però è stata costretta a sparare fuori, guadagna qualche metro in avanti, allora la squadra di Leoni Arezzo che nelle ultime settimane è riuscita a far esordire anche qualche ragazza della primavera, l'ha aggregata, visto che appunto Leoni ha allenato la primavera fino di fatto a un mese fa, lo scorso anno ha ottenuto anche la promozione in primavera 1 e quest'anno insomma è arrivata la salvezza in primavera 1 fa girare bene la palla l'Arezzo imprezzabile può essere servita sullo spazio tiene invece palla i sottanocchi poi osò un po' troppo recupera Rognoni che riparte dietro da Mancuso che fa girare in avanti però un po' di imprecisione proprio sulla pressione. Amaranto qui da parte dell'Ellas Verona. Allora, imprezzabile da Licco, di nuovo dalla numero 10. Tocca bene però l'altra numero 10, quella in maglia gialla. Tante aspettative su Imprezzabile in questa stagione. Lei che. Segnato soltanto un gol, come abbiamo detto, insomma, inizialmente è una trequartista, ex Ternana Napoli, proprio Ellas e Florentia. Rognoni in qualche modo prova a sbucare nella difesa, riesce a tirare facile, poi la parata di Clara Holzer. Riparte da dietro l'Arezzo. Palla che arriva nell'ex di turno imprezzabile. Si ferma la 10. Ancora in pressione però Mancuso brava la numero 10 a trovare ancora una volta Razzolini tra due avversarie poi recupera Mancuso che tocca bene dietro da Ledri che si rifugia da Margot Shore con calma la canadese. allunga un po' la palla, poi forse anche troppa calma perché stava arrivando velocissima Razzolini in qualche modo però Lellas riesce a tenere il possesso del palleggio. Zanni poi ha provato a prolungare, a cercare sull'esterno una compagna. Nessuna però vicino. Allora rimessa con le mani a favore dell'Arezzo, dalle mani di R Lorieri. Tocca ancora Sardu. Messo fuori giocatrice di fatto più esperta in campo essendo una classe 87. L'Orieri in avanti cerca i razzolini. Chiamu allontana dove però l'Arezzo recupera solo per un attimo. Prova a mettere ordine. Allora Lellas ripartendo da Margro Shore. Si fa vedere Chiamu. Non c'è però movimento, allora Shore è costretta a cercare lungo una compagna. Trovando la testa, però, delle, dei, dei difensori, di di, difensori dell'Arezzo. Con la squadra di Leoni che riparte dietro da Holzer. Brava a non uh, buttare via la palla. Allontana poi in malo modo l'Orieri. Rognoni va a cercare il tiro con il destro dalla distanza, facile ancora una volta la parata di Clara Holzer, l'ex sul di Tirol, in Serie C lo scorso anno, per lei si è trattato classe 2004, di un bel salto di categoria, Razzolini anticipata da una buona uscita di Meneghini, che poi costretta a allontanare dove però c'è Francesca Imprezzabile, che in qualche modo fa recapitare la palla alla propria 25. Esottanocchi si accentra. Razzolini poi prova a chiudere il triangolo. Riesce a rimanere in possesso della sfera. Arriva la chiamata del fallo da parte del signor Marco Mamoli di Perugia. Quest'oggi qua coadiuvato dagli assistenti Federico Giovanardi di Terni e Jacopo Vagnetti di Perugia. Partita per adesso, in questi 12.30 sul cronometro, abbastanza tranquilla e corretta. È stato il terzo fallo fischiato da, dal signor Mammoli, pronto allora. Chiamou a battere lungo, Rognoni spizza, dove arriva velocissima la numero 23. Ancora in possesso, recupera Nocchi. Poi Diaz porta la palla. Diaz Ferrer allora a cercare ancora Nocchi. Che con Razzolini che prova il tiro dalla distanza. Brava Nocchi, perché era rimasta leggermente in avanti sulla sfera. Poi forse c'è stato anche il tocco da parte di Ledri che l'ha messa fuori gioco. La palla gli è rimasta un po' indietro sulla traiettoria, però c'era. Razzolini, secondo me l'aveva vista. No? che ha fatto giungere il pallone a lei. Che poi, insomma, tiro dalla distanza con uh, poca forza. Facile il blocco di Shore. Controlla. Martino prova ad allargare verso Miotto. Palla che può diventare buona per Rognoni a sfidare l'Orieri sulla corsa. Vediamo se c'è stato il tocco da parte della giocatrice dell'Arezzo. Sì, è così. Primo calcio d'angolo dell'incontro, quindi. Al quattordicesimo di gioco a favore dell'Ellas, dovrebbe andare a battere Rossella Sardu. Vicino a lei c'è Rachele Peretti, probabilmente per uno scambio corto. Anche se Licco è lì in zona. Chiama lo schema alla 7. Attenzione all'altezza di Chiamou. Tutta sola invece la 6, Meneghini, palla per Rognoni, tocca ancora l'Arezzo, Miotto, no, c'è stato un tocco da parte proprio di Rognoni. Palla battuta sul primo palo, ha letto bene qua la difesa dell'Arezzo, anche se poi comunque la 23 in maglia gialla era stata brava a cercare la girata, il tocco sul primo palo. Palla forse leggermente troppo esterna rispetto allo specchio della porta. Comunque ottimo lavoro anche da parte di Miotto. Mi era sembrata lei la giocatrice, la numero 44 Amaranto in marcatura sulla 23 gialla. Imprezzabile. Martino in avanti dove non c'è nessuno. Allora Ellas che prova a ripartire ma Licco interrompe. Anche se poi non tocca bene. Ledri fa correre Rognoni in posizione regolare, la numero 23. Che riesce in qualche modo a tenere in campo, a dare uno sguardo in mezzo dove vuole la palla la numero 10. Poi ancora Licco che allontana, aiuta anche Capitan Razzolini a far giungere la palla a Diaz Ferrer. Si allunga la maglia, si gioca però per Mammoli. Palla che diventa buona per Nocchi, si butta dentro Diaz Ferrer. Nocchi in area di rigore, prova il paso doble, senza riuscire, torna su di lei. Allora la difesa da parte di Meneghini. Ancora Nocchi, brava ad andare via la numero 6, può mettere la palla in mezzo per Diaz-Ferrera, la tocca, Miotto alza un campanile, allontana poi Giulia Bursi, una buona costruzione questa da parte dell'Arezzo con uh, Nocchi che si era ritrovata bene in possesso della sfera, bravissima ad andare a puntare in maniera veloce l'area di rigore avversaria, brava Meneghini a stare su di lei, poi altrettanto brava Nocchia. Diciamo, sfruttare lo scivolone di Meneghini, poi palla messa dentro, domata bene dalla difesa. Francesca è imprezzabile. Ancora Nocchi. Recupera Ledri, allora riparte Peretti, fermata Sardu, prova a cercare una compagna là davanti, nella terra però controllata soltanto da Clara Holzer, un po' troppo frenetica qua. A mio avviso la giocata della formazione di Matteo Pachera. Infatti ha chiamato calma alla propria numero 7. Imprezzabile. Addomestica una buona palla e si gira. Bello il controllo della numero 10. Lico prova una soluzione in avanti. Che non passa. Riparte allora Lella Sverona con. Zanni che ha provato ad imbucare verso dalla Giacoma, che poi fa recapitare la sfera a Peretti ottimo, l'intenzione da distanza siderale senza trovare però la precisione dalla Giacomo che settimana scorsa abbiamo visto giocare come terzino destro, praticamente quasi tutta la partita. Contro il Parma, poi si è alzata un po' sul finale. Viste le rotazioni, visti i cambi. Quest'oggi invece, che parte di fatto in questo 4-3-3 come esterno di destra, Nocchi fa passare la palla ma in maniera fallosa a danni di Michela Ledri. Ancora una volta, una buona guardia da parte della classe 92, capitano dell'Ellas Verona. Per Ledri si tratta del quarto anno in casa Ellas, ex Atalanta e Mozzanica, diciannovesima presenza stagionale. Con Oggi 20, Chiamou a cercare Rognoni. È la giocatrice di fatto di riferimento là davanti. Prova a saltare, imprezzabile, bra brava, la numero 10 a fare guardia e a servire. Martino che poi ha cercato una compagna là davanti, Razzolini che continua la pressione su Shore, costringendo la canadese a calciare lungo. Dove l'Ico può intervenire di testa. Diaz Ferrer prova a far correre ancora Nocchi, si rinnova il duello con Meneghini, tocca la numero 6, tiene in campo invece. La 25 Amaranto di nuovo a puntare la 6 maglia gialla. La ferma solo per un attimo. Ancora no. Inarra di rigore fa slalom tra due. Non su Chiamo, Allora Licco da fuori aria. Calcia corpo alto come si suol dire in questi casi. Con la palla che non scende, forse anche balzata. Non benissimo. Anche se c'è da dire che il terreno di gioco oggi del Santi Tiezzi un terreno che permette di giocare palla a terra. Rispetto magari a quello in cui avevano giocato le Aretine in casa contro il Genoa. Partita che è terminata 0-0, ma partita che è stata condizionata sicuramente dal manto non perfetto del, dello stadio di Castiglion-Fibocchi. Prova ad uscire l'Hellas Verona. Tumeri parte da dietro da Holzer. Rimane rimasta impressione comunque dalla Giacomo, Poi ancora Tumei a cercare Razzolini che fa scudo con il corpo. In maniera fallosa, sì. Danni di Rossella Sardu. Punizione per l'Ellas Verona quando scoccato da 20 secondi. Il ventesimo minuto del primo tempo, ancora 0 0. Partita per adesso con poche emozioni. Due le occasioni, anche se di fatto facili prede di Holzer per l'Ellas Veruna. Una la possiamo considerare dell'Arezzo, facile preda di Margot Shore, quella di Razzoni molto distante. Attenzione qua al buco della difesa: con. Giulia Martino che era andata a toccare perché infatti è calcio d'angolo il secondo per l'Ellas mettendo di fatto fuori causa l'intervento di Clara Holzer per un soffio sfiorato anche possiamo considerarlo quello che sarebbe stato probabilmente un autogol perché la palla calciata dentro dalla tre quarti da parte dell'Ellas Verona non era indirizzata tra i pali. E palla che è uscita veramente di un soffio Dalla bandierina Allora, Rachele Peretti Lei che è una classe 92 E che è al secondo anno In maglia dell'Ellas Verona Si muovono le giocatrici di Pachera uno sguardo in mezzo da parte della 10. Palla che gira, allontana bene la difesa dell'Arezzo. Ma il possesso rimane a favore dell'Ellas Verona. Con proprio Peritti che ha provato a tenere in... viva la sfera. Senza però riuscirci. Ellas che rimane comunque in pressione con Chiamu a giocare la sfera in avanti. Allontana ancora la difesa. Licco mette ordine verso. Imprezzabile, brava a tenere in campo. Inseguita da Rognoni. Ancora ottimo l'intervento della numero 10, che ringhia su tutti i palloni. Eccola qua, ancora imprezzabile. A scambiare con Martino, tocca Sardu. Che scambia con Rognoni. Ancora Sardu ci mette un po' troppo a cercare il passaggio per una compagna. Recupera allora l'Arezzo con Martino che va a cercare in occhi Chiusa da Chiamou. Licco, imprezzabile. Prova a girare dall'altra parte, dove però. Era finita in offside. Isotta. Eh, pardon, Giorgia Miotto. Per chi segue B-Woman sul nostro canale YouTube, il venerdì alle ore 16 era stata analizzata molto bene questa partita, dicendo che sarebbero stati fondamentali. I primi 20 minuti del match sono passati i 23. E di fatto, insomma, come da aspettative, entrambe le formazioni che avrebbero optato per una pressione alta. E che di fatto fin qua c'è stata: attenzione allo scatto di Rognoni in posizione di offside. però, secondo Giovanardi di Terni, che ha alzato subito la bandierina, ma tutto fermo: c'è una giocatrice a E dell'Ella Sferona a terra. Allora facciamo un salto anche dagli altri campi dove ovviamente si sta disputando questa 22 giornata della Serie B Il Bologna sta vincendo in casa 3-0 contro il Tavagnacco 0-0 tra Cesena e Rest Roma Il Genoa vince 1-0 in casa contro il Brescia Il Chievo che invece sta vincendo 3-0 contro il Pavia Academy La Lazio sta vincendo 1-0 contro la Freedom e il San Marino sta vincendo 1-0 in casa del Ravenna con la Ternana che in questo momento è inchiodata sullo 0-0 in casa contro il Parma e questo di fatto sta portando la Lazio in testa in maniera solitaria, più 2 a quota 59 con la Ternana che dietro a 57 ma ovviamente... Anche negli altri campi si sta giocando, sono passati di fatto soltanto, è passato solo il primo quarto di match. Quindi match ancora apertissimi in tutti i campi. Come in questo, dove il gioco è ripreso, Tumei scambia bene con Nocchi. Allora Martino fa correre. Imprezzabile, in seguita da Ledri può crossare la numero 10, senza però trovare il tocco corretto in mezzo c'era Diaz Ferrer. Autrice della doppietta in quel di San Marino settimana scorsa. Doppietta che è valsa per la giocatrice. Il quinto e il sesto gol in stagione. Tocca imprezzabile, però. In maniera fallosa. E danni di Peretti. Punizione per l'Ellas Verona. Allora. Abbiamo detto, Arezzo con un 4-2-3-1. Anche se di fatto poi, in fase di non possesso, Miotto si abbassa come esterna, come Nocchi. Quindi è un 4-4-2 quello dell'Arezzo. Con adesso Nocchi che invece prova a sfondare sull'out di destra, senza però trovare un varco. Costretta a fermarsi a guardare dell'arrivo di Martino. Trova invece fuori dall'area Licco che prova a calciare verso la porta. Conclusione debole, facile preda di Shore. Come dicevamo Arezzo che di fatto in un possesso palla si trasforma in un 4-4-2 con uh, Miotto e Nocchi che si abbassano sulla linea dei cent delle, di... delle centrocampiste pardon, di Leoni e in avanti rimangono soltanto Razzolini e Dias ferrerra Qua il fallo invece commesso da Rognoni che in questa azione era andata a, a disporsi... Sull'out di destra, anche se come possiamo vedere, sta tornando sull'out di sinistra con Peretti, unica punta centrale, anche se di fatto poi la 10 va a fare da collante con il centrocampo dell'Ellas. Quindi una, anche l'Ellas che gioca con un 4-3-3, ma poi di fatto in non possesso, eh, in, in fase di possesso, poi la 10 che va a fare quasi da trequartista. Recupera sul centrocampo Sardou. A cercare proprio Peretti, anticipata allora anche dalla Giacoma, dalla ottima chiusura difensiva da parte della squadra Maranto, che però concede una rimessa con le mani a Giulia Bursi. Scambiare proprio con dalla Giacoma, il cross di Bursi, c'è stato il tocco no, semplice rinvio dal fondo. Un po' di errori in fase offensiva da ambo le parti, come abbiamo potuto vedere... In precedenza Nocchi che ha perso per due volte il tempo per andare al cross. Poi ricordiamo anche la cavalcata di Imprezzabile che ha crossato male in questo caso. Invece è stata proprio Bursi. Sardou. Chiamou a cercare lo scatto di Rognoni. Ancora una volta però anticipata dalla difesa dell'Arezzo. Di Imprezzabile allora. Prova ad accentrarsi. Nocchi non controlla bene, tocca bene invece Ledri, non la fa passare. E concede il male minore. Il, la rimessa con le mani al centrocampo. Che ovviamente andrà nuovamente ad essere battuta dalla 10 amaranto. Nocchi dietro ancora da imprezzabile. Prova a trovarsi un varco, ancora la 10, poi a cercare Razzolini, anticipata da Chiamou. Prova a distendersi Lellas con la numero 28 che ha allargato sulla destra, anzi era il numero 26, ha recuperato però Diaz Ferrer, si butta dentro Razzolini, un po' troppo frenetica la soluzione della spagnola dell'Arezzo. Permesso alla difesa dell'Ellas di chiudersi anche se Martino recupera sul centrocampo. A cercare ancora lo scatto di Nocchi questa volta. Però la numero 25 non riesce a tenere in gioco. Allora, Chiamu. Lo sguardo in avanti da parte della Greca a cercare Rognoni. Palla che diventa buona per Peretti. Dalla Giacomo prova a far correre ancora Rognoni, esce Clara Holzer, ben coperta da... Sofia Lorrieri. Però possiamo vedere ancora una volta come Lellas cerchi di non far partire dal basso la manovra della squadra di Leoni, costringendo a questi lanci lunghi ancora una volta però ben addomesticato da Imprezzabile che poi è andata giù senza... Il contatto falloso da parte di Rognoni, brava, anche in fase di non possesso la miglior realizzatrice dell'Ellas Verona. Giocatrice che comunque si sacrifica molto senza preoccuparsi troppo di fare anche qualche corsa indietro. Ancora rimessa con le mani per l'Arezzo quando... È scoccata la mezz'ora di gioco. Ancora 0-0 qua al Comunale Sant'Itiezzi di Cortona tra ACF Arezzo e Ellas Verona. Rimessa un po' più in avanti rispetto a quella precedente. Ancora da imprezzabile. Che scambia con Nocchi. Imprezzabile. Allora prova ancora a chiudere il triangolo con Nocchi. Palla tenuta in gioco dalla 25, recuperata però da Silvia Zanni. Che ha provato. E è riuscita a trovare dalla Giacoma, dietro da Bursi. Che si complica un po' la vita. Arriva poi la pressione di Diaz Ferrer. Il tocco fuori da parte della giocatrice dell'Arezzo Sardu. Forse con un braccio. infatti è così. Si alza la bandierina per segnalare però il fuorigioco di rientro da parte di Peretti. E non il tocco con un braccio da parte di. Se non ho visto male era Tumei. Anzi, era Maria Giulia Tuteri. Eccola qua, la numero 4. Cercare in avanti e a trovare Razzolini. Sponda dietro, palla buona. Poi per Martino. Non riesce a servire Miotto. Con un po' di confusione adesso nelle trame di gioco. Prova a mettere ordine Diaz Ferrer tra tre avversarie. Riesce a girarsi e lanciare a, ad allargare verso Nocchi. Che però. non trova il giusto guizzo per tenere viva la sfera. Chiamou a cercare ancora lo scatto di Rognoni. Tocca imprezzabile. Forse anche con un braccio leggermente sbilanciata dalla 23. Infatti, si lamenta un po' con il signor Mammoli. Tocco abbastanza leggero, però. Rimessa per l'Ellas Verona. Pronto ad andare allora il capitano in maglia gialla. La capitana in maglia gialla dell'Ellas a servire dietro Piamu. In avanti a cercare ancora Rognoni. Interviene Licco. Poi ancora la 6 dell'Arezzo. In qualche modo, Chiamou. Recupera palla in maniera regolare. Rognoni prova la sponda di prima, ma non riesce. Chiude bene ancora Licco. Che poi però non passa. Allora dalla Giacomo. dietro, da, ma, da Zanni che riparte dietro da Sardu. Ledri ha un po' di spazio la 3. Anche per guardare in mezzo, allontana ancora bene la difesa di Tuteri. Licco poi in avanti a cercare Diaz Ferrer. Sbilanciata questa volta in maniera irregola irregolare da parte del tocco di Sofia Meneghini, che ha di fatto steso la giocatrice spagnola. Diaz-Ferrer, lo scorso anno, ha segnato 10 gol con il Tavagnacco, giocato anche nel Caprera quest'oggi è la diciottesima presenza per l'attaccante spagnola pronta e imprezzabile aspetta il movimento di una compagna scivola nel momento del tocco palla che è buona per Diaz-Ferrer sulla destra Nocchi il cross in mezzo a cercare Razzolini palla troppo indietro allontanata poi bene da Zanni dalla Giacoma però viene anticipata con Lorieri che ha fatto un buon gioco di anticipo e poi è stata brava a subire il fallo. E allora, altra punizione per l'Arezzo. Pronto a battere Licco. Chiamalo schema la numero 6. Palla dentro. Allontanata con la testa. In malo modo però da... Se non ho visto male dalla Giacoma. La numero 29. Che ha toccato per ultima. Primo calcio d'angolo anche per l'Arezzo. Due quelli battuti dall'Ella Sverona fin qua. Anche se di fatto poi... Non sono mai stati sfruttati al meglio dalla squadra di Matteo Pachera. Vediamo invece cosa riuscirà a combinare la formazione di Ilaria Leoni. Chiama lo schema tutte sul Castelletto le giocatrici in maglia gialla. Palla che gira troppo. Ha sfiorato il ha tentato il gol olimpico all'icco. Anche se non credo avesse voluto cercare direttamente il tiro in porta anche perché Margot Shore era lì presente. Come dicevamo, anche l'Arezzo opta per la pressione alta. Per cercare di evitare la ripartenza dal basso alla formazione dell'Ellas Verona. Infatti, Shore ha cercato Rognoni qua sotto la nostra postazione. Poi, però insomma, parla inarrivabile per. 23 maglia gialla, allora pronta la 10 maglia maranto, rimettere in gioco con le mani è stato un po' il mantra di questo primo tempo eh, tra ACF Arezzo e Hellas Verona, tante palle in avanti, anche un po' più sporche, attenzione qua, Dias Ferrer che passa avanti, Achiamu poi non controlla benissimo la giocatrice spagnola, recupera invece la 49 greca che riesce a mettere fuori. Con l'Arezzo che dall'altro canto riesce a recuperare un possesso della palla. Postazione abbastanza offensiva. Con Tumei che si fa vedere cercata invece Nocchi in da imprezzabile. Ancora Nocchi dietro dalla 10. Prova a cercare un varco tra due avversarie. La sua lata di classe, il tocco della 10 per la Nocchi. La palla è buona. Vicina all'area di rigore. Prova a sfondare la CF Arezzo. Si sì, guadagna il suo secondo corner nel giro. Di appena 3 minuti. Con questa volta la tiratrice che è Sofia Lorieri. Con il suo sinistro. Optano per questi angoli a rientrare le ragazze di Leoni. Chiamo lo schema Lorieri. Palla che gira. Questa volta è buona sul primo palo. Allontana bene però la difesa dell'Ellas anche se... Ha recuperato bene Martino. Ancora Dall'Oriere. A cercare il suo sinistro. Palla ancora messa in mezzo. Arriva Razzolini, anticipata dalla Giacoma. Spara dove c'è. però soltanto Miotto. Che può recuperare. Con un po' di fatica riesce ad allargare verso Diaz-Ferrer. Si chiude il triangolo proprio con la giocatrice spagnola. In area di rigore allontana Meneghini. Con la palla che diventa buona per Dall'A Giacoma. Tumei. In controllo la numero 42. Esce benissimo. Anche se poi. Miotto non è riuscita a servire Licco che poi ha messo fuori Partita a primo tempo giocato di fatto a folate da ambo le parti Con un po' di errori tecnici Ma comunque la volontà di cercare un varco senza mai calciare via la sfera Come in questo caso dove Mancuso va a trovare in avanti Rognoni anticipata Razzolini solo per un attimo su Chiamu che poi va a terra punizione per Lellas Verona 38 e 30 sul cronometro ancora una manciata di minuti che ci separano dall'intervallo 0 a 0 al Santitiezzi di Cortona Olzer. chiama e blocca la sfera riparte da imprezzabile Nocchi non si chiude il triangolo. Palla che diventa buona per Razzolini. Attenzione perché questo è un 4 contro te. Quello della CF Arezzo. Con Razzolini che va a allargare di nuovo sulla destra per Nocchi. Può andare anche al tiro. La palla è messa in mezzo. Letta bene da Margot Shore. Poteva anche calciare perché Shore aveva lì, intuito la volontà di Nocchi di andare a cercare Diaz Ferrer sul primo palo. Però di fatto aveva scoperto il secondo palo. Se Nocchi fosse riuscita a dare uno sguardo finale, poteva anche calciare sul primo palo. E perché no? Sfiorare il gol. Ellas che in questo momento non riesce a palleggiare bene con l'Arezzo che riesce a chiudersi, ma altrettanto poco bene riesce ad impostare. Martino prova a cercare in avanti Miotto che però era venuta incontro insieme a Razzolini. E allora dalla Giacomo con la testa chiusa ancora da Giulia Martino. Ella Sin avanti a cercare Rognoni. La palla è buona per la numero 23, esce con sicurezza. La numero 1, classe 2004 dell'Arezzo, chiede di salire alle proprie compagne perché non c'è possibilità di giocare palla a terra da dietro. E allora, pronti con questo rinvio di holzer che Nocchi cerca di tenere in campo, anche se poi su di lei è arrivata di forza Michela Ledri. Ancora un'ottima chiusura da parte di Tumei. Melissa Tumei è un ex Chievo, quindi per lei è quasi un derby. Ex Chievo e Napoli, ha fatto anche la Serie A con la Florentia San Gimignano. È arrivata al, al mercato invernale. Per lei si tratta della nona presenza in campionato. Recupera bene l'Arezzo. Nocchi. Si ferma la 25. Riesce a trovare Razzolini in avanti. Che a memoria allarga verso Miotto. Può controllare Miotto. Appuntare la difesa. Il tiro di Miotto. Debole. Riesce a bloccare senza troppi problemi. Sure, però... Arezzo, che ha un'idea, quella di cercare comunque il lancio sugli esterni. Perlomeno, questa è l'impressione che ho avuto in questi primi 40 di gioco. Buca imprezzabile. Palla buona per Peretti, che va a cercare Rognoni. Ancora un'ottima chiusura da parte della difesa Maranto, che però non allontana bene. Allora. Sardu può pensare addirittura al tiro, aveva secondo me cercato uno tra Dalla Giacoma e Rognoni, palla che è venuta fuori un po' una via di mezzo, permesso a Holzer di bloccare senza troppi problemi. Ricordiamo partita oggi a porte chiuse visto che l'impianto nel Santitiezzi non dispone delle autorizzazioni necessarie per ospitare. Una partita a porta aperta del campionato nazionale di Serie B femminile, anche se, come non so se da casa avete sentito, però dalla nostra postazione è stato chiaro: qualche trombetta da stadio, qualche tamburo fuori dallo stadio, l'abbiamo lo percepito. L'Orieri. In avanti a cercare Diaz-Ferrer. Con la testa alla sfonda verso Miotto. Palla però non facile. E non facile gioco. Quella cercata dalla spagnola. Allora Burzi. Scambia con Dalla-Giacoma. Palla in avanti. Verso la corsa di Mancuso. Palla dentro per Rognoni. Il tocco di testa. Poi inarrivabile per Anzi, no, pardon. Non era Mancuso prima, ma era Zanni. Mancuso era qua sulla sinistra. Infatti, palla inarrivabile proprio per lei. Controllata soltanto con lo sguardo dal, dalla numero 1 dell'Arezzo. Che questa volta riesce a giocare palla a terra. Anche se poi Tuteri non riesce a tenere bene il possesso della sfera. La palla battuta dentro. C'è stato il tocco proprio dalla numero 4. Amaranto, terzo tiro dalla bandierina allora per l'Ellas Verona. Di nuovo tiro che partirà dai piedi della numero 7 Rossella Sardu, vice di Michela Ledri. Quando manca praticamente un minuto al termine del primo tempo, ho atteso la segnalazione del recupero che dovrebbe arrivare in questo momento. Vediamo un po' quanto sarà se riusciamo a vedere intanto però seguiamo il, lo sviluppo di questo corner con Sardu che aspetta il movimento delle compagne palla battuta dentro dove Holzer prova ad allontanare con le mani in uscita poi anticipata con ben due giocatrici dell'Ellas che erano lì a colpire di testa una era Zanni e l'altra quella che ha colpito era Meneghini Un minuto di recupero, si giocherà fino al 46esimo con Licco che recupera riparte dietro da Tumei. Nocchi, attaccata ancora da Ledri, palla che diventa buona per Licco, può calciare in avanti dove però Diaz-Ferrer non riesce ad arrivare. Un'ottima chiusura da parte di Bursi e Chiamu che va a cercare Rognoni, fermata da Tumei. Imprezzabile ancora da Nocchi che prolunga verso Diaz-Ferrer, Meneghini in anticipo, ancora Diaz-Ferrer sbilancia la numero 6 dell'Ellas, recupera allora di fatto il possesso l'Arezzo quando mancano poco meno di 30 secondi al termine di questo primo tempo, imprezzabile, scava sotto per Nocchi, arriva qua il duplice fischio del signor Marco Mammoli di Perugia 0-0 tra CF Arezzo e Hellas Verona. Noi facciamo una piccola pausa e poi torniamo live dal Sant'Itiezzi di Camucia in Cortona per il secondo tempo tra Arezzo e Hellas Verona. Eccoci tornati live dal Santi Tiezzi di Cortona dove sta per iniziare il secondo tempo tra ACF Arezzo e Ellas Verona, ancora punteggio inchiodato sullo 0-0, poche le emozioni del primo tempo, squadre che di fatto si sono studiate, si sono affrontate a viso aperto, senza però eh, anche complice qualche errore di troppo riuscire ad impensierire più di tanto da una parte Clara Holzer, la numero 1 del ACF Arezzo Dall'altra invece L'altra numero 1, Margot Shore. Vediamo se ci sono cambi Del Proprio una di ripresa Per adesso Non mi sembra Che Ci saranno Sostituzioni Quindi Arezzo Che dovrebbe tornare in campo Con Holzer Imprezzabile Tumei Tuteri Tuteri ehm, Lorieri Sulla difesa Centrocampo Lick e Martino E le 4 là davanti, le 3, Nocchi, Razzolini e Miotto con unica punta, Diaz-Ferrera un 4-2-3-1, un 4-3-3 insomma poi in base alle situazioni di gioco, anche un 4-4-2 quello dell'Arezzo, dall'altra parte invece Shor, Borsi, Meneghini, Chiamu e Ledri, Zenni, Zanni, Sardu e Mancuso, Dalla Giacomo, Peretti e Rognoni. Non ci sono cambi come dicevamo, quindi è tutto pronto per vivere i secondi 45 minuti della 22esima giornata di Serie B tra ACF Arezzo e Ellas Verona, con il possesso che questa volta sarà a favore della squadra da, allenata da Matteo Pachera, che lunedì scorso ha compiuto 46 anni e quindi insomma con un po' di ritardo facciamo al mister delle Veronesi. Un augurio anche da parte di Beppi TV, lo sguardo da parte del signor Mammoli, ai due assistenti Giovanardi e Vagnetti, lo sguardo ai portieri e ci siamo. È iniziato così il secondo tempo tra CF Arezzo e Hellas Verona. Come dicevamo, partita ancora sullo 0-0, poche le emozioni nel primo tempo con l'Arezzo che nelle ultime tre ha fatto 0-0 in casa contro il Genoa e poi ha perso la partita di esordo per Leoni. 3-0 in casa della Ternana e ha vinto settimana scorsa 2-0 in casa del San Marino dall'altra parte invece l'Ellas che arriva a questo match con un pareggio, una vittoria e una sconfitta il pareggio di 2-2 in casa contro la Freedom, la vittoria poi per 3-0 in casa del Ravenna e la sconfitta di settimana scorsa come abbiamo già analizzato per 1-0 in casa contro il Parma Prova adesso Martino a cercare in avanti Diaz Ferrer, ben chiusa da Meneghini. Recupera proprio però Martino, che poi in qualche modo ha allargato per Miotto. Anche se credo avesse cercato una conclusione direttamente in porta, non riesce a tenere in campo la 44 dell'Arezzo. Allora, bursi dietro da Meneghini che si complica un po' la vita, recupera solo per un attimo Licco. Squadre che di fatto ripartono con le stesse 22, con gli stessi moduli del primo tempo. Le squadre che ne, nelle reti subite sono quasi simili: 32 quelle subite dall'Arezzo, 28 quelle dall'Ellas-Verona. La grossa differenza, però, la fanno i gol segnati, dove l'Arezzo ne ha fatti soltanto 28 con. Della Sferona che ne ha fatti ben 20 in più, 48 le reti segnate fin qua dalla squadra di Pachera, nonostante i gravi infortuni di Pasini, Capucci e, e Anghileri si sono rotte il crociato e anche l'assenza di Sondergaard quest'oggi, dopo l'infortunio subito settimana scorsa contro il Parma, è stata in dubbio fino all'ultimo, ha stretto i denti per essere convocata quest'oggi. L'ex Sampdoria arrivata proprio dalla Samp nel mercato invernale per sopperire ai tanti infortuni dell'Elas che inevitabilmente poi sono andati a complicare no? anche quelli che erano gli obiettivi stagionali, da parte della formazione veneta. Della società veneta, con Rognoni, che invece si è ben messa in mostra. Anche qua. Ha fatto un buon lavoro nel recupero. Palla chiude bene. Però. Anche Tumei. Licco. Con calma la 6. Si complica un po' la vita. Tuteri che riesce bene con calma ad allargare verso Imprezzabile. Prova ad accendersi la 10. Palla che non passa dai piedi di Sardu. Che poi va subito a cercare sull'out di sinistra Rugnoni. Che come abbiamo visto nel primo tempo. Parte soprattutto dalla parte sinistra dell'attacco dell'Ellas, ma poi la ritroviamo anche a destra. Insomma, svaria su tutto il fronte offensivo. Proprio lei che ha sempre giocato come punta centrale, ma che, come abbiamo detto anche nel primo tempo, quest'anno è stata impiegata anche molto come esterna d'attacco. E diciamo, ci si è divertita perché ha fatto 14 reti in stagione, 13 in campionato, una in coppa. Recupera proprio Rognoni. Prova a chiudere un triangolo difficile. ...con Mancuso... ...Diaz-Ferrer... ...palla che può diventare buona per Nocchi... ...che salta a Meneghini... ...è un 3 contro 2... ...Nocchi in mezzo a cercare... ...poi la testa... ...di Razzolini... ...tocca bene... ...in uscita la difesa dell'Ellas... ...altro tiro dalla banderina... ...il primo della ripresa... ...il terzo complessivo a favore dell'ACF Arezzo... Che di fatto con le triangolazioni tra Razzolini, Diaz-Ferrer e Nocchi hanno dato qualche grattacapo alla difesa dell'Ellas. Che poi però è sempre riuscita a ripianare. Tiro dalla bandirina quindi per la formazione Amaranto. Chiama la palla Diaz-Ferrer sul secondo palo, palla che gira verso Miotto, allontana bene Meneghini. Tumei. Allora, Martino. Chiama la pressione Pachere, fa bene perché costringe poi. A numero 77, una palla difficile che termina sul fondo. Licco in avanti, Chiamu allontana, controlla bene Mancuso, imprezzabile subito da... Nocchi. Non è riuscita a servire Diaz Ferrer. Allora, dalla Giacomo. Fermata da Lorieri Licco. Prova ad accentrarsi e a cercare dall'altra parte. Imprezzabile Razzolini, una delle autrici della promozione di due anni fa. Della CF Arezzo. È una di lei... Di coloro che appunto sono state riconfermate. Anche per fare la serie B lo scorso anno. Eccola qua, la numero 97, Capitano. Può andare il cross. Cross che arriva per Diaz. Ferrer con la testa. Palla che scende. Alta sopra la traversa. Occasione però per l'Arezzo. Al quinto di gioco. Prima occasione. Quinto del gioco della ripresa, ovviamente. Prima occasione a favore delle giocatrici locali. È distesa bene Nocchi. Sull'out di destra. Servita da Razzolini. E poi ha trovato bene anche Diaz Ferrer. Ben posizionata. Palla leggermente alta. Non è riuscita a dare forza alla giocatrice spagnola. Con dall'altra parte, invece, dalla Giacomo, che prova ad accendere la spia dell'acceleratore. Chiude un po' così e così. Lorieri. Concede così anche all'ellas. Il primo tiro dalla bandierina della ripresa quarto complessivo del match. Gioca corto. Sardu scambia ancora. Palla battuta dentro. Allontana la difesa. Recupera però la formazione maglia gialla. Meneghini. Forse in offside? No, si gioca. Meneghini allora la tiene in campo. Affrontare proprio l'Orieri. Prova ad andarsene la serie. Riesce a crossare sul primo palo. Dove allontana bene Tumei. Poi Miotto. anzi forse aveva toccato Tuteri, poco cambia però, si sono mosse bene le due centrali dell'Arezzo a chiudere, una palla interessante, calciata dall'altra centrale, però quella è maglia gialla, Meneghini, Licco, Miotto, verso Diaz-Ferrer, Martino prova a far correre Nocchi, allontana bene la difesa dell'Ellas, con ancora Miotto a cercare dall'altra parte Nocchi. Però il gioco è fermo perché è rimasto a terra Licco. E c'è stato così il calcio di punizione è segnato. Anzi, no, si riprenderà con la palla a due. Soltanto il fischio da parte di Mancuso per accertarsi delle condizioni della 6 Amaranto. Fortunatamente, nulla di grave per Maricalicco. E allora, gioco che ha ripreso con il possesso dell'Hellas dalla Giacomo, anticipata, Miotto Licco ancora danza sulla sfera. a Cercare Miotto sulla sinistra, che però blocca. Sì, ma la palla quando era già oltre la linea laterale, dalla Giacoma, Sardù a memoria per Rognoni che prova. Anzi, no, chiedo scusa, era Mancuso, che aveva provato ad imbucare. Ancora una via di mezzo, una palla tra Rognoni e Peretti diventata preda del numero uno dell'Arezzo della dell che adesso va a calciare dove c'è però soltanto Mancuso verso Rognoni tanto si muove tutta la panchina Maranto Rognoni tra tre avversari non va via l'ultimo tocco da parte di Martino e arriva così il primo cambio forse per l'Arezzo è così, infatti, c'è un cambio. Adesso cercheremo di capire di chi si tratta. Dovrebbe essere. Vediamo un po', appena la lavagnetta luminosa ci dà una mano, visto che appunto la vagnetta è dall'altra parte. Dentro Alessia Carcassi, classe 2004. Fuori Melissa Tumei. Anzi no, chiedo scusa. Fuori Giorgia Miotto. La numero 44. Si è ripreso il gioco con uh, Lellas che riesce a tenere, ottenere non un calcio d'angolo, ma la rimessa con le mani. Ben uh, sventato questo calcio d'angolo da dall'Arezzo, con Nocchi che si è immolata. Però concesso no, una rimessa da una posizione invitante. La palla che può essere buona. Eh, il calcio di rigore è Lella Sverona. Non c'è nulla secondo Mancuso. Tutto fermo perché Mancuso non ci sta a queste proteste. Da parte di Dalla Giacoma. Il richiamo verbale. È infatti per la numero eh, 29. Anche se poi il richiamo è arrivato anche per Zanni. La numero 28, Rognoni. Non riesce a far recapitare la palla di Vicinova. Alla compagna rimessa quindi per la Cefarresso. Che è partita molto bene nei primi cinque della ripresa, arrivando anche alla conclusione sul colpo di testa da parte di Diaz-Ferrer. Adesso invece nei secondi cinque, quindi siamo al decimo della ripresa. Sta piano piano uscendo fuori l'Ella Sverona. Licco in avanti a cercare Diaz-Ferrer, ben chiusa da Chiamou. Rugnoni fa correre la 10, palla in mezzo, chiamata a gran voce parte di Clara Holzer che blocca, Lo mette tutti d'accordo, invitante anche questa palla per Peretti che forse non è riuscita a girare bene il corpo nel momento del cross perché palla debole sul primo palo, di facile lettura da parte di Holzer che infatti ha bloccato Licco. Va sulla destra all'Arezzo, imprezzabile. Verso Nocchi, anticipata. Ancora imprezzabile, però. La tiene in campo Rognoni. Fa un gran lavoro la numero 23. Uno sguardo in mezzo per Dalla Giacoma, in anticipo su tutti. Ha provato la girata con l'esterno, senza però inquadrare la porta. Ma si trovano la grande, alla meraviglia. Le tre là davanti, in maglia gialla. Con Rognoni che aveva messo un ottimo pallone per dalla Giacoma. Che ha fatto quello che ha potuto. Vista anche la posizione. Attenzione proprio a Rognoni. Che può andare a calciare con il destro. Cerca di addomesticare il pallone. Il tiro che arriva facile. Poi l'intervento di Ozer. Ha fatto tutto bene Rognoni. Che in due occasioni ha saltato la diretta avversario. Poi non è riuscita ad imprimere la forza necessaria alla palla. Con in questo caso invece. La punizione. A favore dell'Arezzo, atterrata Alessia Carcassi, subentrata a Miotto qualche minuto fa. Carcassi è una di quelle giocatrici che in questo corso della stagione è salita dalla Primavera. Infatti, ha fatto un po' su e giù. Ha giocato anche diverse partite in Primavera, è un ex sesto, cresciuta nel Riozzese. Per lei si tratta della tredicesima presenza stagionale. Eccola qua infatti la classe 2004 che ha provato ad andare via a Bursi che però l'ha tenuta bene. Nel resto Bursi insomma una delle giocatrici più esperte cresciuta nel Sassuolo, Ex Napoli, Sampdoria e Florentia San Gimignano. Classe 96. Ci sono un po' di anni di differenza e di esperienza tra le due. L'Orieri, palla dietro, allontanata, cercare Carcassi che la stoppa, però con la palla che poi termina fuori. Allora Burzi, cercare dalla Giacomo, subito verso Peretti, con dalla Giacomo ancora... Dietro, anticipata però da Razzolini Bursi. Poi Licco fa rimpallare proprio nei piedi della 13. Di fatto riprendendosi così il possesso. Quando praticamente siamo quasi al quarto d'ora della ripresa. Ancora 0-0. Chiude Tumei. Che. Si è invertita di posizione come difensore di... centrale. Sì. Però prima giocava a destra. Adesso come centro sinistra. Qua non controlla bene invece, Lorieri, che ha concesso di nuovo una rimessa con le mani. Lella Sverona, da un'altra posizione offensiva, dove ancora Bursi, è pronta ad andare con le mani Licco dietro dall'Orieri, Lorieri in avanti a cercare Diaz-Ferrer attaccata da Meneghini ultimo tocco da parte della spagnola Amaranto e allora un po' come la trama degli ultimi 2-3 minuti è la Sverona che rimetterà in gioco con le mani dall'out di destra Bursi prova a cercare Peretti. Non si intendono le due giocatrici di Matteo Pachera. E allora respirano quelle di Ilaria Leoni. Razzolini non controlla. Meneghini allora alza un campanile in avanti. Dove Tumei anticipa tutti. Sardou poi tocca con la testa, Paretti per Rognoni fa correre dalla Giacomo, Esce Escheholzer ben coperta dall'Orieri. Carcassi, Licco, di nuovo dall'Orieri, con il sinistro a cercare Razzolini che non controlla bene, forse questo è il primo errore tecnico da parte della capitana dell'Arezzo. Controllo che... Poteva sembrare semplice perlomeno, da noi da qua che siamo qua a commentare, insomma. Poteva sembrarci semplice, visti anche le capacità tecniche della 97 Amaranto. È pronto un altro cambio, credo, per le file Amaranto, anche se vedo movimenti anche nella panchina dell'Ella Verona. Però cr prima credo sia il turno di Susanna Lunghi, classe 2005, al posto di... Giulia Martino, classe 2004 invece. Lunghi, giocatrice giovanissima, anche lei. Anche lei viene dalla primavera, è la seconda convocazione in prima squadra, ha fatto il suo esordio settimana scorsa a San Marino. Un po' così perché era entrata Paganini al posto di Martino, poi per un problema fisico Paganini è stata costretta a uscire dopo pochi minuti e quindi ha fatto il suo esordio. La classe 2005 riproposta quest'oggi da Elaria Leoni. E tiene in campo solo per un attimo. Qua invece la numero 4 dell'Ellas che era lei appunto la giocatrice. È entrata in campo per, per le Venete. Irene Elotti. Adesso vi diremo a breve al posto di chi. Intanto però gioco ripreso. Lorieri. Riparte da dietro l'Arezzo. Tuteri. A cercare Diaz-Ferrer. Che però fa un grande stop. Se ne va bene a Chiamù. Anche calciato in porta, ma il gioco ormai era fermo perché si era alzata la bandierina di Giovanardi per il fuorigioco di rientro. Eh sì, adesso mi sembra un 4-4-2 puro quello dell'Arezzo in fase di non possesso con Rassolini e Diaz Ferrer là davanti. Rimane un 4-3-3, possiamo dire così, quello invece dell'Ellas Verona, anche se poi insomma c'è Zanni che rimane in posizione molto offensiva. Con Sardu, un po' più indietro sul centrocampo, alla sin avanti, recupera Carcassi che riparte da dietro, dall'Orieri che cerca in avanti una compagna. Ma trova ancora Sardu ben posizionata. Si complica un po' la vita la numero 7. Arriva allora Meneghini ad allontanare. Dove, però, dalla Giacomo era di fatto lontana. Che non poteva intervenire su questa sfera. E Zanni invece, che era rimasta in posizione di offside. E quindi si è disinteressata della palla. Tocca bene Carcassi. Poi chiuso bene, però Meneghini. Se non ho visto male dell'Ellas Lotti è entrata al posto di Mancuso. Però concedetemi il beneficio del dubbio. Insomma, cercheremo di darvi con certezza a breve. Tanto Carcaschi è finita giù sull'intervento di Dalla Giacomo. Falloso. Quindi, di fatto Sardu che rimane come play centrale in questo 4-3-3. E con Lotti che va a fare il braccetto di sinistra. E ovviamente l'altra parte, la numero 28, Zanni. Che gioca nella stessa posizione in cui ha iniziato il eh, primo tempo. Anche se, come abbiamo detto e ripetuto, si alza molto più rispetto alle altre due compagne. In posizione sia di non possesso che di possesso. Come in questo caso, dove ha portato poi all'errore nel palleggio la formazione della CF Arezzo. Allora Sardu dà dalla Giacoma. Bursila mette in mezzo per Rognoni. Prova la spizzata per. Eh... Lo Zanni, poi il tiro e il gol del vantaggio da parte dell'Ellas Verona al minuto 20 della ripresa da parte di Michela Ledri che ha anticipato tutti e scagliato un fendente dove Holzer non riesce ad intervenire. Arezzo 0, Ellas 1. funzionato benissimo questo dai e vai questo palla sul secondo palo dove la prima ad arrivare è stata Ledri. Trovare così. Il secondo gol personale, quello che vale il momentaneo vantaggio per l'Ellas dopo 20 minuti della ripresa. Ledri che quarto anno con l'Ella Sferona, diventata di fatto una bandiera della formazione in maglia gialla. Attenzione qua, prova a scattare Peretti. Chiusa bene da Tuteri. Poi riesce anche a recuperare il possesso con questa rimessa con le mani. Cambio il parziale quindi al Santi Santitiezzi di Cortona. Arezzo CF Arezzo 0 Ellas Verona 1 Un gol Michela Aledri Anche se l'Arezzo prova Ma non riesce ad uscire dalla pressione dell'Ellas Che gioca sullo stretto Forse troppo Palla buona per Rognoni In mezzo esce Holzer Sulla sfera Calcio di rigore per l'Ellas Atterrata Alessia Rognoni con Holzer che mi aveva dato l'impressione di essere entrata in scivolata sulla sfera. Ma Rognoni è riuscito a toccarla all'ultimo. è andata giù poi la numero 23. E allora calcio di rigore per l'Ellas. Verona al 22 L'Ellas ha l'occasione di raddoppiare in casa dell'Arezzo. Sarà. Rognoni contro Holzer, le indicazioni di M Mammoli alla numero 1 dell'Arezzo. La rincorsa della 23 dell'Hellas, il fischio del direttore di gara e il gol da parte di Rognoni è 0 a 2. Si è procurata il calcio di rigore e lo ha realizzato. Alessia Rognoni, che adesso punta anche alla classifica cannonieri. In questo suo quattordicesimo gol in campionato, ha messo nel mirino Bargi della Genoa a 17. E poi, ovviamente, da vedere a fine di questa giornata. Se Bargi e quelle che sono dietro, parliamo di Pirone a 16 della Ternana e Secchi del Cesena quota 14, hanno segnato però intanto. È 2-0 al Santitiezzi con l'Arezzo che però prova a rispondere subito con Razzolini che mette la palla in mezzo, tocca a Chiamu, tiro dalla bandierina, numero 2 della ripresa per la formazione Amaranto, sotto di a 0 nel giro di pochi minuti. Chiamano lo schema Licco, come nel primo tempo. tutta sul castelletto. Lellas a difendere questo calcio d'angolo che gira verso Short che allontana con i pugni. Allontana ancora la difesa. Può rimpostare l'Arezzo. Con Lorieri non riesce a trovare bene una compagna. Lotti allora prova a far correre Rognoni che ha corso molto quest'oggi. Come abbiamo detto anche nel primo tempo, giocatrice che ha svariato in tutte le posizioni di attacco e soprattutto ha dato anche una buona, un buon aiuto nel sacrificarsi, nel correre all'indietro per dare aiuto alla difesa che adesso riesce ad allontanare ma Licco intercetta e riparte dietro da Tuteri. Poi non tiene in campo... Con precisione imprezzabile, un po' meno cercata rispetto al primo tempo. La numero 10, complice. Anche un'ottima pressione difensiva da parte della squadra di Matteo. Pachera che insomma ha chiuso tutte le trame. Amaranto in fase di impostazione, costringendo l'Arezzo a lanci lunghi come questi, ben, sempre ben respinti. Dalla difesa. Qua il fallo da parte di Rognoni e danni di Licco. Punizione per l'Arezzo che adesso deve risalire la china. Va proprio da numero 10 in battuta. Cercare dentro Razzolini che tocca con la testa. Blocca shore. Dagli altri campi, il Bologna vince 5-1 sul Tavagnacco. Il Cesena vince 1-0 contro la Res Roma. Come il Genoa, che vince in casa 1-0 contro il Brescia. 6-2 a 2 del Chievo ai danni del Pavia Academy, la Lazio vince 3-0 in casa contro la Freedom, il San Marino invece che vince 3-0 in casa del Ravenna, il Parma sta vincendo invece 1-0 in casa della Ternana e questa insomma è una buona notizia per la Lazio che rimane in solitaria a più 3 proprio dalla Ternana. Riparte Licco, prova a cercare... Diaz Ferrer, la sponda per Razzolini, arriva prima però Meneghini che caccia fuori. Veramente impeccabili, a mio avviso, Meneghini e Chiamù. Sul tenere botta le offensive Amaranto. E trovare sempre l'anticipo sulle attaccanti di Larea Leoni. L'Orieri cercare Razzolini. Chiude ancora bene la difesa. Allontana dalla Giacoma. Dove c'è però la 5 amaranto? Susanna Lunghi. Che poi si incespa un po' sulla palla. Permettendo così all'Ellas di allontanare. Ma proprio Lunghi recupera. Senza però trovare ancora un varco nelle fitte maglie gialle. Poi fallo di Diaz-Ferrer ai danni di Sardu. Punizione quindi per l'Ellas Verona, che adesso ovviamente tende anche a rifiatare quando siamo quasi alla mezz'ora di gioco della ripresa. Arezzo 0, Ellas 2. La sbloccata. Michela Ledri ha raddoppiato ormai la certezza dell'attacco dell'Ellas Verona. Alessia Rognoni. Carcassi anticipata da Bursi. Non riesce a tenere in campo dalla Giacoma. E allora rimessa con le mani per l'Arezzo. Pronta Sofia Lorieri. Palla che però è uscita fuori. C'è un po' di vento adesso qua al Santitiezzi di Cortona. Anche se comunque... Non, fin qua non ha infastidito più di tanto le palle aeree giocate. Sono state molte, visto che entrambe le squadre, a mio avviso, perlomeno si sono schermate bene. Poi è arrivato il vantaggio dell'Ellas Verona, forse nella prima indecisione difensiva dell'Arezzo, e poi il raddoppio da calcio di rigore, trasformato come ha ricordato poco fa. Alessia Rognoni, che se l'è prima procurato. Andando in anticipo su Olzer e poi ha raddoppiato. Olzer si tratta del quarto gol subito in stagione. L'Orieri. Razzolini alza un campanile verso Diaz-Ferrer, allontana ancora una volta però la difesa dell'Ellas verona allora dalla da Giacomo. Prova a cercare. Uno scambio corto, lunghi che poi anticipa, ma non riesce a servire Razzolini. Pronta Bursi. A scambiare con Dalla Giacomo. Ancora Bursi. Che questa volta non riesce a trovare la palla di richiamo per la 29 in maglia gialla. L'Orieri allontana ancora Meneghini, Rognoni anticipata bene, pulita da Tuteri che poi viene toccata duro proprio dalla 23 dell'Allas Verona, punizione per l'Arezzo. Pronta in battuta l'Icco, dovrebbe essere lei l'incaricata delle palle inattive. Chiama lo schema la numero 6. Va a battere dentro questo pallone verso Razzolini, allontana la difesa, richiama a gran voce richiamata a gran voce Mamoli, voleva un tocco con un braccio, non ravvisato dall'arbitro e in realtà anche dalla mia postazione non sono riuscito a vederlo. Poi ovviamente, insomma, Mamoli molto più vicino rispetto a noi. Possesso che comunque rimane a favore dell'Arezzo, che prova a sfondare dalla destra. Razzolini, gioca con le gambe dentro per Dias Ferrer, che non riesce a calciare, allontana come può la difesa, recupera Licco che va a calciare, trovando però sulla sua traiettoria Lotti, che allontana di nuovo nei piedi di Licco, che poi osa un po' troppo nell'allargare sulla destra, verso Razzolini, palla troppo forte per la propria capitana, ha rischiato un po' qua è la sferona. Curiosità statistica, l'Arezzo non è mai riuscita a vincere in questo campionato con squadre che stanno sopra di lei in classifica. Allora, insomma, dovesse terminare così. Quest'oggi sarebbe una statistica confermata. C'erano molte aspettative per questa seconda stagione. In Serie B da parte della CF Arezzo, poi ovviamente sono state anche società molto più attrezzate rispetto a tante altre, come ovviamente Lazio e Ternana che stanno facendo e eh, lo stesso Cesena o il Parma, che comunque sono di fatto le quattro che fin dall'inizio ambivano ad una promozione in Serie A che per una formula abbastanza eh, ristretta. Vedrà salire soltanto la prima in classifica e la seconda che però andrà a fare il playoff di fatto contro la penultima della squadra che è in questo momento in Serie A. Quindi una formula un po' strana, quindi anche salire in Serie A non è affatto compito facile. Però l'Arezzo si aspettava forse qualcosina in più, come del resto si aspettava qualche punto in più sul campo anche l'Ellas Verona, ma che come abbiamo già detto è stata anche vittima di tre infortuni gravi e quindi insomma infortuni che di fatto hanno condizionato poi l'andamento di tutta la stagione e anche forse qualche risultato così e così come ha detto Pachera dove una sconfitta contro il Parma settimana scorsa era assolutamente immeritata anche lì si è trattato di un episodio attenzione all'Arezzo che prova a sfondare con Carcassi che è andata giù si gioca Ora allora, Lunghi che allarga verso Nicco che adesso attacca sull'offensiva di sinistra. L'Orieri. L'Icco. Eh, perdono, ho detto L'Icco prima, volevo dire Nocchi. Che si è spostata sull'offensiva di sinistra. Palla tenuta in campo da L'Orieri. davanti a sé proprio Nocchi. Eccola, vista è servita la 25. Adesso a puntare la difesa, palla fuori per Lunghi. Può pensare a una palla dentro per Razzolini, tocca ancora Meneghini. Poi Razzolini si accontenta del quinto tiro complessivo dalla bandierina. Intanto è pronto anche un cambio per Lellas Verona, vediamo se arriverà adesso oppure dopo il corner. Si batte, già battuto. Licco, cross in mezzo sul primo palo dove allontana ancora bene la difesa. Sardu poi ripulisce nuovamente. Metteva in campo dalla Giacoma. Lotti fa girare. Dove però c'è. Imprezzabile. Scambia con. Ha scambiato con Carcassi. Palla però ben recuperata dall'Ellas. Che gioca sulla destra. Con. Dalla Giacoma. Adesso Bursi a cercare nuovamente dalla Giacova, ben chiusa Lorieri, che riparte da dietro. Tuteri, Licco, ancora in pressione Lotti su Tumei, stretto a tornare da Holzer, di nuovo da Tumei. anche tu mi è arrivata nel mercato invernale questa è l'ottava presenza per lei Carcassi in avanti da Razzolini sulla sinistra era tutta sulla Nocchi servita invece in profondità Diaz-Ferrer che riesce a tenere la palla in campo in area di rigore Diaz-Ferrer poi forse la palla era uscita sì infatti si era alzata la bandierina del primo assistente di Mammoli E allora dovrebbe arrivare adesso il cambio per Lella Sverona Il secondo cambio per Matteo Pachera Vediamo un po' chi uscirà E ovviamente chi entrerà Dovrebbe entrare la numero 24 Jenny Rechirez classe 2004 Se non ho visto male Ed esce la numero 13 Giulia Bursi Chirez, un ex calcio Sicilia, ventesima presenza per lei, c'è un cambio anche nell'Arezzo, fuori Razzolini, anzi no, chiedo scusa, fuori Diaz-Ferrer, lasciata forse un po' troppo, troppo sola quest'oggi, al suo posto è entrata la numero 17, Giada Agnishi. Per Nisci invece è la nona presenza stagionale quarto anno consecutivo in maglia della CF Arezzo, vediamo come si ridisporrà ovviamente la forma, le due formazioni. Con uh, eccola qua proprio. Nisci è entrata destra. Che sembra prendere l'out di sinistra. Nisci in area di rigore. Fa prova a far girare, senza però riuscire a tenere viva la sfera. Forse c'è stato anche un altro cambio nell'Arezzo. Dovrebbe essere entrata anche la numero 7, Carolina Paganini. Eccola là, infatti Paganini. Che era andata in pressione. Ha recuperato Lunghi. Poi Nishi non riesce a trovare una compagna. Allora riparte la manovra dell'Ellas Verona. In avanti a cercare Rognoni. Che prova a giocare di sponda di prima. Chiude bene, però. Tumei. Palla che può diventare buona per Rognoni. Attaccata da imprezzabile forse con un fallo sì è arrivato il fischio del signor Mammo lì di Perugia punizione per Lella Sferona quando praticamente siamo quasi al quarantesimo Arezzo sotto per due reti il vantaggio arrivato dai piedi di Michela Ledri il raddoppio da quelli su calcio di rigore di Alessia Arognoni. Che adesso è stata brava a conquistarsi questa punizione, Chiamo lo schema Lellas sulla linea dell'area di rigore. e La difesa dell'Arezzo, palla battuta dentro. Holzer, chiama a gran vo voce e blocca. Paganini dovrebbe essere andata ad occupare una posizione di centrocampo come braccetto di sinistro. Vediamo un po' con l'unghi insieme a l'unghi si distende sulla destra l'arezzo carcassi entra in rigore strattonata tocca la difesa ancora una volta altro tiro dalla bandierina per per la formazione di casa ah, dovrebbe essere uscita l'icco per paganini quindi da capire chi adesso fa il play a centrocampo. Probabilmente Paganini per le caratteristiche. Lei che oggi di fatto gioca in casa perché è proprio di Cortona. Quindi. Una vita che gioca per la maglia Maranto. Palla battuta dentro. La palla che è buona. Il gol dell'Arezzo che accorcia le distanze con imprezzabile. Se non ho visto male è la stata la 10. A toccare, ad anticipare tutti sul primo palo con Shore che ha provato a volare senza però riuscire. Arezzo 1 e la Sverona 2 al minuto 40. Si riapre il match con gli ultimi 5 minuti che saranno probabilmente di fuoco. Riparte l'Ellas dalla Giacoma. Adesso provano a spingere le ragazze di Leoni. Ma non demordono quelle di Pachera. Con il cross di Peretti. E blocco semplice da parte di Holzer. Che poi prova a velocizzare. Palla però intercettata da Lotti. Rognoni la domestica anticipata poi dal... Tocco di imprezzabile Che ha trovato il suo secondo gol in campionato Ovviamente c'era un po' di mischia Prendo il beneficio del dubbio di eh, Aver eh, visto male il tocco da parte della 10 Però insomma Poco cambia L'Arezzo ha fatto gol e adesso Negli ultimi 4 3-4 minuti più recupero Può andare a cercare il pareggio Andando a mettere pressione a Lella Sferona che però riesce ad uscire sullo stretto. Sardou. Tra te avversario. avversari non passa su, lunghi, su Carcassi poi il fallo da di Lunghi. Proprio da parte della numero 7. Non mancano di fatto due minuti al termine più il recupero imprezzabile sulla palla. Palla battuta dentro, allontanata dalla difesa, il tiro poi scordinato da parte della numero 7 Amaranto, Carolina Pagani. Paganini, pardon. con calma, Shore. Falta Rognoni, tocca dalla Giacoma... tocca anche Tumei. Palla buona ancora per dalla Giacomo. Tumei, poi scambia corto con Sofia Tuteri. Cambia bene l'Arezzo che si distende sulla sinistra. Con Razzolini si buttano in mezzo tutte le attaccanti amaranto. Giocata corta verso la 17. Già da Agnisci. Chiusa, allora Paganini cerca un Varco. Allarga di nuovo sulla 97. Razzolini che non controlla bene Tocca ancora una volta Perfettamente Meneghini Rimessa però da posizione offensiva Per l'Arezzo Quando veramente manca Una manciata E' atteso il recupero Che dovrebbe arrivare adesso Vediamo la lavagnetta a prepararsi Vediamo per quanto andremo oltre Intanto Lorieri A rimettere in gioco Allontana ancora la difesa dell'Ellas Non benissimo Riesce comunque Ad evitare il calcio d'angolo e allora, vediamo quando verrà segnalato il recupero. 4 i minuti di recupero. A partire da adesso, si giocherà fino al minuto 49. Nishi si fa soffiare la palla. Paganini la recupera. Uno sguardo in mezzo a cercare Razzolini, che non aggancia. Con un po' di fatica, poi riesce a cercare a trovare la volée. La numero 97, Amaranto. Senza però trovare la precisione con l'Arezzo che adesso ha ancora qualche minuto a disposizione per cercare di agguantare il pareggio sul finale e ovviamente dall'altra parte Lella Sverona che ha ancora minuti in cui deve tenere su gli scudi per portare a casa tre punti per ritornare alla vittoria Shore lunghissima verso Rognoni anticipata da Tumei Paganini Adesso saltano un po' gli schemi. Carcassi, anticipata. Uh, Razzolini dentro da Nishi che non controlla bene la palla che può diventare buona. Va giù. Una giocatrice dell'Arezzo. Era, se non ho visto male in occhi, non c'è nulla per mammoli. Anzi, c'è il fallo da parte della giocatrice Amaranto. Che si è anche fatta male. Speriamo ovviamente nulla di grave. Si lamentano un po'. Si lamenta un po' a Razzolini il capitano per questo contatto. Volevano il calcio di rigore. Invece segnalata la punizione a favore dell'Ellas. Sì, era. Era Isotta Nocchi che era andata a contatto. Con una giocatrice in maglia gialla. Credo chianu, però non sono sicuro perché poi insomma si sono un po' avvolte entrambe. Con calma allora Margroth Shur. Quando di fatto sono già passati due minuti di recupero. Ancora due al termine. Lorieri. Ancora Lorieri, controlla la palla, interviene però Lotti, allarga verso Dalla Giacoma brava a tenere in campo, poi ottimo l'intervento da parte di Tuteri, anche se Dalla Giacoma recupera a cercare Rognoni esce bene o Ozer, che riesce a bloccare, cercare di velocizzare, quando siamo per entrare nell'ultimo minuto di recupero. Piede altissimo di Razzolini che forse va a prendersi anche il cartellino giallo, è così. Prima munito, munita di questo incontro Costanza-Razzolini in una partita tutto sommato più che tranquilla, più che corretta tra le giocatrici in campo. In questo caso piede troppo alto da parte della 97 dell'ACF Arezzo. Giusto il fallo, giusta anche la munizione a mio avviso, anche se insomma... Chiesto subito scusa poi la capitana dell'Arezzo. E sicuramente si, tratta, si è trattato di un intervento involontario. Però giusto da punire con il cartellino a mio avviso. Siamo agli sgoccioli. Mancano davvero una manciata di secondi al termine del match. Vediamo se poi Mammoli andrà oltre per... Anche questo cartellino, Hellas che però adesso può gestire il possesso della sfera. Probabilmente sarà cercata Rognoni sull'out di sinistra, vedremo un po'. Palla infatti proprio per la 23, anticipata dalla numero 10, Francesca Imprezzabile. Ancora una rimessa per l'Hellas Verona. Probabilmente l'ultima azione del match allontana la difesa dell'Arezzo Razzolini Lunghi a cercare Carcassi in avanti, chiude ancora bene la difesa di Meneghini. Prova ad accelerare. Imprezzabile, non si chiude lo scambio. Allora, Rognoni che addomestica, forse con un braccio. È così. Punizione per l'ACF Arezzo. cerca di calciare in avanti verso Carcasi che spizza verso Gnisci, blocca Margot Shore. Uno sguardo al cronometro da parte di Marco Mammoli di Perugia, probabilmente arriverà a breve, a brevissimo il triplice fischio. Intanto Shore si porta a casa altri secondi preziosi con il rinvio lungo imprezzabile viene aiutato da Tuteri a recuperare la sfera rimessa a favore per l'Arezzo ancora si gioca Carcassi tocca per ultima rimessa ancora per l'Ellas Verona con uh, pronta Jenny Rechirez a rimettere in gioco con le mani anche se mammo le ha già messo il fischietto in bocca e infatti finisce qua al Santitiezzi di Cortona Lella Sverona. Batte per 2-1 la CF Arezzo. La sbloccata tutto, sul secondo, tutto nel secondo tempo. La sbloccata Michela Ledri. Ha raddoppiato poi... Bomber Alessia Rognoni ha, ha accorciato le distanze. La CF Arezzo. Noi lo lodiamo a Francesca imprezzabile però ci prendiamo il beneficio del dubbio. Amici spettatori di Beppi TV, grazie di essere stati in nostra compagnia fin qua, come sempre la buona serata e un buon fine settimana. Inizio per domani. Da Francesco ben in casa.